canale YouTube di Luigi. L'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Oh, adesso parliamo di un libro di poesia che ha avuto una grande diffusione in Italia intorno agli anni 60-70. Tant'è vero che poi, come vedremo adesso, Fabrizio De André ha scritto un album dedicato a questa antologia di Spoon River. Abbiamo in questo quadrimestre fatto un percorso di legame, abbiamo cercato di capire quale può essere il legame fra la poesia e la canzone. Mi sembra che questo album di Fabrizio De André sia uno dei passaggi fondamentali per capire come ci possono essere dei punti di contatto fra la poesia e la canzone. Ecco, Edgar Lee Masters, dicevamo, poeta americano, scrive una antologia di Spoon River. Dice lui stesso: qualcosa di meno della poesia e qualcosa di più della prosa. È una specie di narrazione in versi, una narrazione che riguarda personaggi e avvenimenti. L'autore immagina che ci sia una cittadina di provincia in cui c'è un cimitero. Su questo cimitero ci sono come delle lapidi, no? Degli epitaffi, che condensano la vita delle persone di questa piccolissima cittadina di provincia che sono morte quindi in questa città. Tra l'altro questa era una cosa che accadeva spesso in America, cioè in America si facevano le tombe spesso in questo modo. È una persona magari si preparava, cioè prima di morire scriveva un qualcosa che poi desiderava fosse scolpito sulla lapide della sua tomba. È una opera molto particolare, quindi, di poesia, e che ci permette di penetrare nella storia di persone che altrimenti sarebbero anonime. Pensate proprio, non so, i cittadini di questa provincia, una città quindi abbastanza incolore, una città immaginaria perché non esiste in realtà questa città, ma che potrebbe essere una delle tante città di provincia dell'America, no? Conosciamo l'America spesso perché abbiamo in mente le grandi città, New York, Los Angeles, eccetera, ma sappiamo che è un paese anche fatto di grandi distese, di grandi zone, regioni e stati in cui ci sono queste cittadine, no? Con tanti personaggi, con le loro vicende, i loro sentimenti, le loro aspirazioni, le loro delusioni. Il poeta esprime il mondo lirico della memoria introducendo nella narrativa la voce umana. Edgar Lee Masters ha osservato con occhio freddo e spietato l'uomo americano, facendone un simbolo dell'uomo in generale, partendo dalla vita di provincia di questo villaggio, presentato però non in modo ideale, non è idealizzato, no? Ma questi personaggi raccontano in maniera molto realistica e sincera quello che ha indirizzato tutta quanta la loro vita, che non hanno nessuna intenzione, insomma, di edulcorare anche quello che hanno vissuto, cioè di mostrare sotto una visione idealistica, insomma. Anzi, questa cittadina di provincia pare proprio uno squallido agglomerato di gente soffocata dalle ipocrisie, dalle convenienze sociali, dal crollo dei propri sogni, da amori tristi e contrastati. Tuttavia, insomma, sono poesie in cui è importante l'aspetto della memoria. La realtà è osservata sotto la lente d'ingrandimento del ricordo. Le lapidi ci dicono chi sono i vari personaggi, ci parlano delle loro fantasie, delle loro aspirazioni. E così il grande protagonista di questo libro è il tempo, la memoria. Ovviamente, quando noi del resto ripensiamo alla nostra vita, ci accorgiamo, no, del tempo che è passato e cerchiamo di focalizzare quali sono gli avvenimenti, gli eventi più importanti della nostra esistenza. Allora vediamo, per esempio, i rimpianti per le cose che avremmo voluto fare e invece non abbiamo fatto, gli istinti repressi, talvolta anche le volgarità, le vigliaccherie nascoste dietro l'ipocrisia, soprattutto quella borghese che è
piuttosto frequente nelle città di provincia americane e non solo, ma anche certe volte anche buoni sentimenti. Ripeto, probabilmente in questa poesia, in queste poesie sembrano prevalere sentimenti un pochettino meno, come dire, meno idealizzati, meno buoni, meno belli, però certe volte ci sono anche degli esempi di generosità, di onestà. E così abbiamo, come dice Fernanda Pivano, che era una grandissima traduttrice di testi dall'inglese, insomma, testi americani, dice appunto che questa antologia è una specie di galleria di sapienti e ignoranti, superbi e umili, ubriaconi e asceti, ricconi e pezzenti, libertini e casti, violenti e timidi, che trasmette un messaggio di saggezza evangelica secondo il quale solo le anime semplici riescono a trionfare nella vita. Allora, De André ha detto: ho letto questo testo di poesia da ragazzo, da giovane, e sono rimasto colpito da questo testo di poesia, e quindi poi ha riletto questo libro, e quando è diventato un cantante ha deciso di musicare alcune delle poesie di Spoon River. Rimane colpito, dice De André stesso, da questo fatto che nella vita si è costretti alla competizione, magari si è costretti a pensare il falso o a non essere sinceri nella morte. Invece i personaggi di Spoon River si esprimono con estrema sincerità, perché non hanno più da aspettarsi niente, non hanno più niente da pensare. Così parlano come da vivi non sono mai stati capaci di fare. Ecco, era rimasto colpito dalla sincerità di questi testi. Una delle preoccupazioni di De André è stata quella di rendere attuali i personaggi rispetto all'America del 1919, evidentemente l'anno in cui è stato pubblicato questo testo, ma ripeto, poi è stato tradotto parecchi decenni dopo in Italia, no? E, appunto, è diventato un caso editoriale, un successo editoriale solo nel secondo dopoguerra. De André ha cercato di evidenziare personalità e sentimenti di questo segmento di umanità che dorme sulla collina. Altri video didattici su attuttascuola.com.